Avezzano e Pineto sono le due società di Serie D che meno hanno fatto tribolare per l'iscrizione al campionato. La determinazione del patron marsicano Gianni Paris ha fatto la differenza nel voler riportare la squadra nella quarta serie nazionale dopo la cocente retrocessione del 2020, anche a causa dello stop per la pandemia. L'Avezzano ha scelto di ripartire dal tecnico della promozione Torti, sta infoltendo la rosa di fuoriquota con l'innesto di Caracciolo e le conferme dei vari Roncone, Laguzzi e Gianluca Paris, e in attesa di acquisire elementi di categoria vuole dare fiducia alla spietata coppia del gol dello scorso anno. Si lavora alla conferma di Mateus Dos Santos, già incassata quella di Alessandro Pendenza, che a 36 anni si cimenterà con la Serie D dopo anni spesi tra eccellenza e promozione. Sono contentissimo di continuare ad Avezzano dopo comunque la stagione super dell'anno scorso, e spero comunque di continuare questo percorso e di fare comunque il meglio possibile per questa maglia. Ma sicuramente sarà un altro tipo di campionato, completamente diverso rispetto alla stagione dell'anno scorso. L'unica certezza, diciamo, è che si riparte quasi dalla base dell'anno scorso, quindi bisogna comunque continuare il percorso, cercare di salvarsi il prima possibile. È scattata oggi la preparazione precampionato per il Pineto, diversi volti nuovi messi a disposizione dalla società del presidente Silvio Brocco al confermato tecnico Daniele Amaolo, Allegretti, Di Filippo, Braghini, Cipriani, Ferrini, Giambè, Foglia, Losicco, Nonni, alcuni dei volti nuovi. A loro si aggiungono conferme di rilievo come Mininkleri, Della Quercia, Mercorelli, Barlafante. In questa settimana la squadra si allenerà con seduta singola mattutina, tranne la doppia di giovedì. Venerdì pomeriggio test in famiglia, riposo sabato e poi di nuovo in campo domenica mattina.